Oh, ragazzi, eccoci a parlare di nuovo di robottini e questo Yedi 2 Hybrid, che è il protagonista di questa recensione, di questo video, mi ha abbastanza sorpreso. Alcune caratteristiche particolari e ve le racconto tutte in questo video. Tra l'altro vi comunico che grazie ad un accordo che ho fatto con l'azienda, beh, ho un codice sconto che potrete usare, che vi lascio qua sotto in descrizione insieme al link per acquistare il prodotto direttamente da Amazon, senza tanti pensieri, senza andare in siti strani che non conoscete. Detto questo, però, iniziamo ad analizzare meglio le caratteristiche di questo robottino che, come vi ho detto, mi ha sorpreso. Ma prima di tutto, e per carità, visto che è economico, ci sta che manchi quella famosa torretta laser. La cosa, vi devo dire, mi spaventava parecchio perché i prodotti con il laser funzionavano bene, hanno sempre funzionato alla grande, mentre quelli con la navigazione classica, che hanno solo i sensori davanti, se non funzionavano granché, mi sapevano proprio da superati, quindi questo mi faceva una gran paura. E invece devo dire che alla fine mi sono dovuto ricredere e mi sono iniziato a ricredere quando ho visto la facilità con cui ci si connette al robottino. Infatti basta aprire l'applicazione, vi chiederà di scansionare il codice QR con la telecamerina che ha posto sopra proprio il robottino e il gioco è fatto. E passata questa procedura mi ha fatto capire che forse le potenzialità di questo 2 Hybrid mi avrebbero in effetti sorpreso, che è quello che è stato durante i miei test, che sono durati parecchio con lui, quasi un mese, in realtà ormai che ce l'ho. In effetti la tecnologia è sì più semplice del laser, del LiDAR classico, ma a tutti gli effetti lavora bene. Si chiama Visual Slam o SLAM e non solo permette di vedere tutti i vari ostacoli, ma fa una mappatura della casa riconoscendo in modo veramente, veramente perfetto le stanze. Se andiamo nella mappa, infatti dopo il primo giorno che lui ha fatto il suo giro, non vedremo magari in super risoluzione con tutti i dettagli come con il laser, ma effettivamente tutte le stanze vengono riconosciute in modo perfetto. E quindi questo ci dà la possibilità di fare una pulizia specifica, proprio come alla fine fanno tutti i robottini con il LiDAR. Sempre nell'app poi possiamo fare un po' le solite cose, come per esempio rinominarlo, vedere lo stato di usura dei vari componenti, oppure se andiamo nella schermata principale possiamo anche vedere le pulizie che abbiamo già fatto, che sono dettagliate e soprattutto chiare. Ecco, questo è un punto che ci tengo a precisare, sono veramente chiare, ben fatte, un po' stilizzate, ripeto, ma si capisce veramente bene quello che lui ha fatto e dove è andato a pulire. E in più, oltre a queste cose, abbiamo la possibilità di andare a gestire la potenza di aspirazione, un programma per la pulizia in base ai giorni, avere un riscontro anche verbale, come anche gestire alcuni dettagli delle preferenze. E comunque, per chi ha paura di essere controllato, beh, Yedi mi ha assicurato che comunque tutte le immagini che vengono registrate da questa telecamerina vengono solo gestite dalla IA interna del robottino e poi vengono assolutamente cancellate, quindi non c'è niente che viene archiviato, non dovete aver paura assolutamente di nulla. Detto questo, comunque ho avuto modo di testarlo, come vi dicevo, diversi giorni. E lui sì, ha tante cose che lo rendono forse un pochino meno raffinato rispetto ad altri ben più costosi, come per esempio nel sistema di filtri si nota che lui è un pochino economico, però guardate come è stato pensato tutto molto molto bene. Per esempio anche lui ha incastonata direttamente sotto la portella principale la spazzolina per andare a fare la pulizia. Poi guardate per esempio il sistema di sgancio del cassetto, è il più comodo in assoluto che io abbia mai provato, perché è una maniglietta che ne permette il trasporto, maniglietta che poi deve essere utilizzata anche per andarla a riagganciare. C'è poi un sistema di sgancio vero e proprio dei filtri, al contrario di quelli a spinta per esempio di altri robottini. A parte tutto, poi la forma del cassetto è proprio lineare, non è piena di spigoli o pertugi come gli altri, questo rende quindi la pulizia anche con acqua molto più semplice di questo cassetto di raccolta della polvere. Insomma, nonostante lui sia effettivamente economico, è pensato bene, pensato con correttezza, in modo da non perdersi in dettagli. Ecco, questo è il pensiero proprio che volevo dirvi. Io per l'aspirazione l'ho messo a confronto naturalmente col mio Dreamy L10 Pro, che è il mio robottino di base, e la quantità della polvere raccolta alla fine non è tanto diversa, sebbene la potenza sia, sì, quella sì, ben diversa, 2500 contro 4000 PA.
La pulizia comunque avviene in modo ordinato, nonostante appunto questo sistema di navigazione potrebbe non sembrare granché. Chiaramente non è delicato e attento come il Dreamica, quel sistema famoso tridimensionale. In tante cose infatti lui si appoggia un po' più pesantemente, se trova un laccio di una scarpa naturalmente si impiglia, però al contrario dell'altro invece è sottile, quindi se avete mobili particolarmente bassi, beh, lui ci passa. E in più è anche bello potente a livello proprio di ruote, perché arriva a superare scalini di 2 cm come quelli diciamo più costosi, e poi è veramente potente, anche lo si capisce, l'ho capito, perché si è trascinato dietro, anzi, delle lampade, e poi passa su cose tonde, quindi fino a 7,7 cm, nel mio caso poi non ho avuto nessun problema nemmeno con i tappeti, nemmeno con quelli un po' più grossetti, dove quelli di una volta magari facevano un po' fatica, no, lui ce l'ha fatta tranquillamente. E in più abbiamo una buona durata della batteria, qui è integrata una da 5200 mAh, e per esempio i miei 65 metri quadri del primo piano li ho fatti in circa 40 minuti, consumando un 30-35%, quindi se vado a fare i conti vuol dire che 200 metri quadri per esempio me li fa abbastanza tranquillamente. Completo poi anche nella parte inferiore dello stesso, comunque, perché non mancano le cose fondamentali. E poi per esempio lui ha due spazzolini che vero non gli ho dato mai tanta importanza e continua a non dargliela, però per esempio ci sono. Troviamo poi le ruote con un'ottima escursione, ben 6 sensori per evitare ovviamente le cadute, anche loro hanno funzionato perfettamente come al solito con i miei scalini che sono un po' vigliacchi, e due spazi laterali come vi dicevo. Vanno bene, si tolgono in un secondo, anche se devo dirvi con tutta sincerità che una volta nei tanti giri che lui ha fatto, ma solo una volta, ecco, è proprio un caso, mi è capitato di trovarle in giro, una in giro e si è un po' persa. Un'altra cosa, prima che mi dimentico, la spazzola anche centrale è fatta bene, però anche lei non ha particolari caratteristiche o chissà cosa. Comunque, altra sua caratteristica, ecco, quello che volevo dire, è che ingloba naturalmente anche lui un serbatoio d'acqua. Non è molto capiente, però lo ingloba ed è fatto in modo sensato, perché lo potete lasciare su sempre, non occorre andarlo a togliere e rimettere ogni volta. Ma oltre a queste cose, lui è uno dei pochi che riesce a fare due cose in contemporanea, ovvero aspirare e lavare. Dai miei test comunque vi confermo, come vi ho sempre detto, che pulire con questi robottini non è mai come pulire con uno strumento adatto. Però la pulizia è comunque molto profonda, la vasca, come dicevo, è piccolina, sono solo 240 ml, comunque anche con lei ho calcolato che si riescono a fare poco meno di 200 metri quadri. Ultimissima cosa poi che vi devo menzionare, che lui funziona e funziona davvero con Alexa, davvero al 90%, diciamo, perché quando provo a farlo partire con Alexa lui parte effettivamente, però Alexa mi restituisce un messaggio di errore come se non avesse riconosciuto, quando in realtà l'ha riconosciuto, l'ha fatto partire. Però insomma mi sembra tutto sommato che posso tranquillamente dirvi che funziona. Detto questo, insomma, avete capito che ho provato in modo approfondito io alla fine questo Yeti 2 Hybrid, evidentemente per il sistema di navigazione, che nonostante avessi scarsissime aspettative mi ha sorpreso. Funziona bene e funziona anche con Alexa, cosa che per esempio su altri che ho provato ultimamente non sono riuscito a combinarci un bel niente. Quindi sì, per quello che costa, tutto sommato è un bel robottino che mi sento di consigliarvi se cercate qualcosa di economico, ma che comunque lavora bene e siete sicuri che aspira. Detto questo, come al solito vi chiedo un piccolo aiuto lasciando qua sotto un like oppure un commento, o anche iscrivendovi al canale se già non l'avete fatto. Noi ci vediamo ad una prossima recensione. Un saluto da Daniele Pintus.